azione dal punto di vista di imparzialità deve applicarsi proprio alla parte deontologica dell'organismo, non al codice deontologico forense. Io a volte faccio questa battuta, lo so che è parzialmente fuori luogo, ma è giusto per stemperare. Come mai il mediatore, se fa il mediatore deve, ed è avvocato, deve attenersi al codice deontologico forense, e se fa l'arbitro della partita di pallacanestro ed è avvocato, l'ordine degli avvocati non gli dice nulla? Non c'è una sorta di remota aspettativa di depotenziare il funzionamento del procedimento di mediazione civile? Perché queste dinamiche mettono i mediatori avvocati in una condizione di o esposizione a rischio o depotenziamento. Perché per non inimicarmi i colleghi, alla fine potrei fare un passo in più, usare uno strumento in più, ma ne uso uno in meno perché altrimenti poi rischio di scontrarmi. Alcuni organismi questa cosa la fanno andare bene e quindi ottengono dei risultati molto minori, altri organismi o hanno l'avvocato che si dimentica di essere avvocato quando fa il mediatore, rispettando tutti quegli elementi di tutela che già ci sono e che riguardano il mediatore, e questo va benissimo, oppure rischiano di avere mediatori non avvocati che corrono a velocità maggiori rispetto ai mediatori avvocati. Cosa peraltro, a mio modo di vedere, secondo la mia esperienza, inopportuna, perché il mediatore avvocato, spogliato delle dinamiche di condizionamento dell'essere avvocato, ha delle competenze da portare a mediazione che sono straordinarie. Pertanto è veramente una perdita di opportunità per molti avvocati il condizionamento del regolamento deontologico. Ma infatti questo articolo non parla di imparzialità, terzietà, parla di non profittare di rapporti di conoscenza, quindi è un concetto molto diverso rispetto alla neutralità. Che presuppone il fatto che possano esistere rapporti di conoscenza. Esatto. Cioè il messaggio che volevo far passare era esattamente quello, l'imparzialità nei riguardi delle parti. Se nei confronti del collega mediatore ovviamente c'è una conoscenza, c'è anche un rapporto appunto di amicizia, per quanto può essere andare a bere il caffè, per due chiacchiere, l'importante è che non ci si approfitti di quel rapporto nel momento in cui si fa una mediazione, e soprattutto che non si ostenti il fatto di dire c'è un rapporto che è più forte rispetto al tuo collega di controparte col mediatore. Cioè è un concetto molto molto diverso, e quindi, come giustamente ha sottolineato Ivan, presuppone il fatto che ci possano essere rapporti. Quindi quando arriva il collega ed eccepisce appunto, ah no, ma il collega dell'istante conosce il mediatore, quindi non è un problema, anche perché leggendo e approfondendo il codice deontologico il problema non è quello, si droga. Io mi drogo intanto. Comunque anche Ivan, hai detto anche tu che bisogna spogliarsi, quindi siamo proprio un organismo così noi. C'è coerenza nel linguaggio, vuol dire che ci sono qualcosa, come osservava Alessandro, l'88% non è un caso. Ce la fai o siamo all'articolo 38? Corsi di aggiornamento. Scusatemi, ma allora vi starete chiedendo profumo? Perché tu oggi sei qui? Oggi sono qui con febbre, ma ancora me lo starete chiedendo. Ma non volevo mancare, mi sarebbe sembrato una mancanza di rispetto nei confronti di Gianluca e degli altri relatori di questa bella platea attenta. Allora, la parte di colleganza. Lo sapete meglio di me, nel momento in cui decidiamo di promuovere un giudizio contro un collega, lo dobbiamo avvisare per iscritto. Lo facciamo. La domanda è: se decidessimo invece di presentare una mediazione contro, lo avvisiamo o non avvisiamo? C'è qualcuno che vuole rispondere, esatto? Avvisiamo? Avvisiamo, esatto. Allora, la norma parla di promuovere un giudizio. Allora, il motivo per cui chiaramente va avvisato il collega per iscritto è perché questo tipo di obbligo fa sì di mettere a conoscenza, per quel famoso dovere di colleganza che abbiamo nei confronti dell'altro avvocato, di dirgli attenzione, guarda che hai commesso dal mio punto di vista questo illecito, ti sto informando che agisco nei tuoi confronti. Ora, siccome anche la mediazione è uno strumento che sappiamo essere alternativo rispetto a un giudizio, non c'è scritto da nessuna parte,
e possiamo andare per logica leggendo questo articolo, che nel momento in cui promuoviamo un giudizio abbiamo l'obbligo di dirglielo per iscritto, invece nel momento in cui dovessimo decidere alternativamente di scegliere la mediazione non abbiamo più questo obbligo. Ho provato a cercare delle sentenze in tal senso da parte del CNF, non ne ho trovate, ho trovato delle linee guida e il ragionamento è stato proprio lo stesso che vi ho riportato, ossia se promuovo un giudizio che può avere degli effetti nei confronti del collega molto più stringenti o comunque sia più efficaci, e invece nella mediazione lo sappiamo, no? Lo scopo della mediazione è quello di trovare un accordo, di riaprire il dialogo se si fosse interrotto ed eventualmente poi di trovare un accordo, quindi con conseguenze che magari rispetto alle, all'avvocato stesso possono essere meno invasive. Allora mi viene da dire che anche qualora noi avvocati dovessimo decidere di proporre una mediazione contro un avvocato, glielo comunichiamo per iscritto. Non è materia obbligatoria, ok? Non mi viene da pensare che assolutamente sia materia obbligatoria. Responsabilità professionale. È responsabilità professionale, esatto, però per e nel rischio di non violare comunque il famoso dovere di colleganza, mi viene da dire mandiamogli una comunicazione dove lo stiamo preavvertendo che abbiamo deciso di depositare un'istanza di mediazione presso un organismo ad hoc competente, in modo tale che ci togliamo da qualsiasi tipo di dubbio. A me è successo una situazione del genere ed effettivamente, allora io ho scelto lo strumento della PEC, ma perché veramente con il collega c'era un'altissima conflittualità, ma in due righe, veramente in due righe, l'ho semplicemente notiziato del fatto che da lì al giorno dopo avrei depositato la mia istanza di mediazione. Mi sono tolta dal dubbio e dal pericolo di non aver rispettato il comma 1 dell'articolo 38. A tale proposito, poi, abbiamo selezionato il comma 3 dell'articolo 38, dove dice che l'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi. Si parla, come potete leggere, di atti processuali, di riferire in giudizio. Quindi siamo sempre nell'ambito processuale. Allora la domanda è: e se siamo in mediazione, cosa facciamo con le nostre riservate personali che ci siamo scambiati prima di sederci a un tavolo di mediazione? O eventuali colloqui riservati in corso di mediazione tra avvocati? Esattamente. Allora, sul punto...